Ti è mai capitato di aspettare giorni, mesi, anni dietro a qualcuno che all'inizio sembra molto molto interessato, però non si decide mai, non muove mai avanti la relazione, non ti dice mai veramente che è pronto per avere qualche cosa con te? Ecco, a me questa cosa è successa tantissime volte quando ancora non avevo capito il mio valore e mi attiravo sempre uomini che sì, erano interessati, gli piaceva stare con me, gli piaceva la mia presenza, però dopo un po' io ovviamente mi ci affezionavo, volevo qualcosa di più serio e loro mi facevano sempre aspettare o mi dicevano che non erano pronti, che non era il momento giusto. Insomma, mettevano tutta una serie di scuse per evitare di impegnarsi, di darmi una parola sicura. Ecco, in questo video voglio condividere con te qual è la prima attitudine che rende una donna invece magnetica, non per questo tipo di uomini ancora indecisi, ma per uomini di valore. E la prima cosa che io ho imparato sulla mia pelle è stata che un vero uomo, un uomo di valore, non ti fa aspettare. Perché non ti fa aspettare? Perché fondamentalmente lui, un uomo di valore, un uomo con una, a me piace chiamare con una energia maschile forte, sa riconoscere le cose, le sa vedere, quindi sa vedere quanto vali il tuo valore e non ti fa aspettare, ok? Non ti fa aspettare, non ti fa stare in quella sensazione perenne di insicurezza, di ansia, che quando magari sei con lui non la provi tanto perché ci stai bene, però poi quando lui non è con te inizi a provare una sorta appunto di paura, di angoscia, non ti senti sicura. Questa cosa qui è una cosa che succede soprattutto con quegli uomini, cioè magari succede un periodo in cui non siamo attratti da nessuno in particolare, poi arriva quel ragazzo, ci fa, diciamo, oddio, sento un feeling pazzesco con questo qui, una cosa che non ho mai provato con nessun altro e quindi inizi magari a vagheggiare, a dire oddio, questa potrebbe essere la mia anima gemella, inizi a farti tanti di quei film bellissimi, però poi nella realtà tu ti accorgi di dare, 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 di dare amore, di essere attaccata, di essere emozionalmente, di provare delle forti emozioni per questa persona, però questa persona non te li ricambia. Succede poi che questi uomini non è che ti diranno ok, vai via dalla mia vita, non sono pronto e quindi esci, cioè nel senso non ti cacceranno mai perché fondamentalmente stanno bene con te e godono della tua energia femminile, gli piace stare con te, però ecco, non sono pronti, cioè non è nemmeno una colpa, io non voglio criminalizzare nessuno, soltanto che ecco, non siete sulla stessa pagina di vita. E, però ecco, se tu stai aspettare che te lo dica lui, si fa notte, come si dice qua vicino Roma. E quindi si creano queste situazioni tipo le amicizie di letto, le amicizie con benefici, cose che magari all'inizio ti stanno anche bene, anzi, all'inizio tu le incoraggi, nel senso scendi anche a dei compromessi pesanti con te stessa, perché pensi che magari così facendo poi lui si convince, si innamori sempre di più di te, si attacchi sempre di più di te a te. Lo usi come una sorta di manipolazione, se vogliamo, anche se lo facciamo ovviamente in maniera inconscia, però diventa un gioco di manipolazione per far sì che lui si attacchi a noi. Però ecco, una cosa che non deve mai succedere è proprio questa, snaturarci per far sì che un uomo faccia qualche cosa per noi, o comunque snaturarci anche mandando all'aria i nostri valori per qualcuno, per far sì che qualcuno ci ami. Questa è una delle cose più brutte che possiamo fare per noi donne, per la nostra femminilità e per la nostra integrità, proprio perché poi alla fine ci stiamo proprio male, male, male. E quindi invece l'uomo giusto per te che cosa fa? L'uomo giusto per te non solo ti fa capire a parole che tu sei la sua priorità, che lui vuole stare con te, vuole avere una cosa seria con te, ma no seria nel senso di pesante, seria nel senso che si vuole impegnare. Ma quindi non te lo dice soltanto a parole, te lo dice anche con i gesti, con i fatti, con le azioni. Ti presenta la sua famiglia, poi ci sono tutta una serie di cose che lui fa, ovviamente, per dimostrarti, per farti sentire sicura, cioè lui proprio vuole che tu ti senta sicura. Un uomo
con una forte energia maschile, vuole che la sua donna sappia, cioè si senta profondamente amata e adorata. E non dovrai nemmeno più, ecco, fare questi giochetti di magari che molti coach insegnano, cioè no, vedi che se scompari oppure non lo contatti più e fai la fredda con lui, vedi che alla fine lui si avvicinerà a te, ma no, questo non funziona, tu devi essere te stessa. L'uomo giusto per te ti adora proprio perché tu sei presente per lui. Non ti devi, non gli puoi piacere soltanto quando sei fredda e distaccata o quando non ci sei e quindi devi mettere a scervellare, a fare mille giochetti, a pensare, oddio, come devo fare per catturare la sua attenzione. No, niente di più sbagliato. Questa è una cosa che facevo anche io. Dicevo, vabbè, mo non gli scrivo oppure gli rispondo dopo 3-4 ore, così lui vede quanto io sono di valore. Queste sono cazzate, scusami il francesismo, sono emerite cavolate. L'uomo giusto per te ti ama proprio perché tu sei presente per lui, sei amorevole con lui, cioè ti ama proprio per la tua presenza, non per la tua assenza. Non so se ti è chiara questa cosa. Adesso quindi vorrei che tu ti scrivessi da qualche parte, per esempio su uno specchio, ti metti un post-it. L'uomo giusto per me non inventa mille scuse per evitare di stare con me, ma invece fa mille cose proprio per dimostrarmi che lui vuole stare con me, perché lui sa dare il giusto valore alle cose belle, alle cose di valore. E queste cose di valore, questa cosa di valore sei tu. Se anche tu vuoi imparare a smettere di essere attratta da uomini freddi e a smettere anche di fare questi giochetti per catturare l'attenzione di uomini che in fin dei conti non sono interessati a te e che ti fanno soltanto soffrire, e invece vuoi attirare a te delle relazioni sane, profonde, in cui sperimenti una connessione profonda con la persona che ti sta davanti e in cui ti senti amata e venerata davvero come una dea, puoi prenotare con me tramite il form che ti lascio qui nei commenti una chiamata gratuita di 30 minuti per il mio percorso Diventa un magnete per uomini di valore, che è lo stesso percorso che ho usato io per attrarre a me una persona di valore ed è lo stesso percorso che uso con le mie clienti per aiutarle a sbloccarsi e a attirare relazioni belle di valore. Ti aspetto.